Prendiamo una padella, mettiamo un po' d'olio, scende molto lentamente da questo beccuccio. Questo è un olio genuino. Mettiamo uno spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare un minuto, non di più. Mettiamo del pomodoro. Uno e due bicchieri d'acqua. Abbiamo profumato il nostro olio e il nostro pomodoro con un po' di aglio. Sono dei filetti di sgombro, sapete quanto li ho pagati? A 2,90 € al chilogrammo in offerta. Già puliti, rimetto nella mia padella. E tra un quarto d'ora mangeremo lo sgombro al pomodoro e olive nere che vado subito ad inserire. Quindi il sapore c'è ed è veramente buonissimo. Ogni tanto risparmiare si può e si può anche mangiare bene, non è che abbiamo speso tantissimi soldi. Questi erano meno di 1 kg, circa 800 grammi, quindi praticamente questo pesce mi sarà costato 2,50 € con un po' di pomodoro e delle olive. Si può dire che due o tre persone riescono a mangiare e a mangiare anche bene. Metto il coperchio per accelerare la cottura, per avere una cottura più uniforme. Gli ultimi 5 minuti tirerò via il coperchio per far asciugare un attimino di più la salsa di pomodoro. Li ho già girati, ho tolto il coperchio, aggiungo un po' di sale e tra 5 minuti il piatto sarà pronto. Il nostro piatto è pronto da portare in tavola. Vi ringrazio a tutti, vi auguro una buona serata e se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale. Ciao ragazzi!